Bella a tutti ragazzi, io sono Pietro e bentornati in un nuovo video. Allora, oggi finalmente, dopo tantissimi, tantissimi decenni di secoli dall'ultimo episodio degli SCP, siamo qui oggi con gli SCP. Siamo qui con Gala, che è mio cugino. Anche membro della Vanilla, Io la mia intro l'ho fatta, se ci anche sei. membro della Vanilla insieme, eccolo qui. Sempre cosa. Ma che sì, guarda, stavo proprio parlando di te. Saluta. Ciao a tutti. Allora, finalmente, ragazzi, siamo qui con la serie SCP secondo episodio. Il primo episodio io non l'ho registrato perché abbiamo trovato lo 096 come al solito. Io l'ho già registrato tre volte lo 096, quindi era inutile registrarlo una quarta volta. Oggi bisogna vedere cosa troviamo. Pietro, l'hai messa tu quella chest? No, te lo giuro. Anch'io. Devo vedere che c'è dentro. Comunque, ragazzi, prima di iniziare, devi iscriversi al Wow! canale. Aspetta, fammi finire la intro. Iscriversi al canale, attivare la campanellina e lasciare un like al mio e anche al suo di video e anche nel suo canale Galen Pietro World. Ora non prendiamoci in chiacchiere ed iniziamo. Oh Gesù! Aspetta, ma è il token dell'SCP che abbiamo visto la scorsa volta? Io ci ho fatto pure una zona. Cioè, ti giuro non l'ho messo io, però comunque avevo fatto una zona per mettere gli SCP. Io non posso aprire perché si è buggata la porta. No, non è che si è buggata, cioè. È perché. Sì, ragazzi, abbiamo già fatto il piccolo rifugio. Guarda, l'ho messo qui. Vabbè, qui c'è un deposito come tutte le vaniglie normali. Cioè, vaniglie, come tutte le case normali. Il cassino sto forte. Allora, tu hai già trovato l'SCP? Sì. È abbastanza lontano la SCP di oggi, cioè non è lontanissimo, ma non è proprio vicinissimo come lo 096, che era proprio allo spawn. Ok. Comunque ragazzi, quella là è una casa temporanea, poi ragazzi dal quinto episodio, quando inizieremo a trovare tante celle, inizieremo a fare anche il laboratorio dove conteneremo proprio gli Eh SCP. sì. Vedi? Già si intravede una luce là in fondo. Ah, sì, ho visto. Comunque, raga, è rarissimo che si spawni in un mondo con gli SCP. Infatti, noi avevamo creato questo mondo per una seconda vanilla. Ci è capitato il seed così strano. Abbiamo esplorato e abbiamo iniziato a trovare questi buchi. Sapevamo già che cos'erano gli SCP, giustamente. Però l'abbiamo trovato così. Eccolo qua sotto, è molto profondo, più profondo di 0,96, accucciati. Tu non sei ancora Discendo. andato, giusto? No, ancora no. Scendo io, dai. Scendiamo insieme. Ok. C'è acqua? Sì. Ok, da qui si intravede già la cella. Vediamo che cos'è. Sono proprio Oh, non sì! riesco ad aprire, aiuto. Aia! Eccolo qui, ragazzi. Il Il mio 170, preferito. il 173. Questo qui praticamente è l'opposto dello Shy Guy, che se tu non lo guardi, da quando noi entriamo nella cella dobbiamo guardare, perché se noi non lo guardiamo, lui ci spezza il collo. È un uomo timido come lo Shy Guy. No, non nulla. Però se non lo Adam. guardi, questo qua ti spezza il collo. Che c'è? Oh! 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 I proiettili! Piglia anche il fucile, te l'ho dato. Ce l'ho già. Vai, Usalo. Allora, già ho visto 173. fai una spiegazione più. Allora, 173 è una statua in cemento immortale come lo Shagai, cioè non si può ammazzare solo col piccone perché è fatta in ceramica, ovviamente, cioè la roba si rompe con la roba. L'abbiamo già guardata. Proviamo a girarci. Sta venendo, c'è. Oh mamma.
Visto, raga, non si può attaccare. E neanche un piccone. Allora è mortale. Oh cazzo. Pietro. È immortale. Oh merda. Vado io? Ma se ti voglio proviamo a dare un colpo di fucile? Prova. Devi Dai, tenere spara, questi senti nella qua, senti qua nella tipa. Fammi seconda mano. I colpi vanno nella seconda mano, i Ah, colpi. ok, aspetta. Prendi i proiettili, mettili nella Dai, seconda. dai, Vai. dai. Pietro, con la bella E dal non basso. spara. Vito? Verso Vai, Pietro, destro. picco. Basta. No, ragazzi, è proprio immortale. Tasto destro devi usare, Eh quello sì. per È l'arco. proprio immortale, ragazzi. Vado io, dai. Entro io, prima entrare. No, no, vado io, tiro qua. No, te non puoi aprire. Hai la keycard Mi apri tu e fasullo. vado io. Non entrare perché altrimenti perdiamo le cose di me. Devi guardarlo, non ti devi girare. Ok. Aspetta, ma non è che vuole me? Mi sa proprio di sì. Prova Vedo. Vuole me. a colpirlo. Aia! Pedro, non ti avvicinare troppo. Penso ti stia spezzando il collo. Pietro, esci. Esci. Aspetta, sempre guardando. Esci. Sempre guardando la cavolo. Allora, Quattro. vieni qua, vieni qua. Allora, da quello che ho visto dentro non c'è il keypad, quindi non posso uscire. Quindi ti devo dare la chiave a te e te non devi entrare, ok? Ok. Vienimi ad aprire la porta. Vai, io ti vado ad osservare da qui. Buongiorno. Si chiamerebbe The Sculpture in inglese, vabbè. Ansia che prima se mi muovo anche solo di un, se mi giro solo per un secondo. Te la ritrovi dietro, ti tiri. Eccola! Aia! Aia! No, Mi sta spingendo a è immortale, dice. me. Penso che mi voglia spezzare il collo. Si è capito ormai. Ma è un po' ritardata. Mi sa che è rotta. Sì, è ritardata. È rotta. È decisamente rotta. È immortale, come al solito. Prova a colpirla. Non si può. No, si ro... Ecco! Oh, Gesù! Aspettate il momento in cui ti eri distratto, Vince. Pietro, c'è un piccolo problema. Le robe. Devo rompere i blocchi di casa No, perché vengo c'è. io, vengo io. Ah, No, 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 casa. sei nel buco, te come fai? Sto arrivando, tanto il legno. Vabbè, è immortale. La puoi colpire Pietro, qua. non entrare nella cella. No, no. È davanti alla porta, perché sennò mi pesa di vederlo. Ora però Pietro ce l'ha con te la. Infatti, aspetta, ho preso alcune cose, che le prendo io, eh. No, Pietro! Non mi devi prendere nulla! Tiro qua, l'ho già fatto. E ora come fai a Avvero, uscire dal. avvero. E Non spaccherò c'è dentro. la porta. No, Pietro, questo qua esce. Questo qua è più intelligente dello Shy Guy. Mirta. Aprimi la porta. E come fa a aprirti la porta? Vabbè, aspetta. Sto sfondando il muro. Ma lo faccio io da qui. No, non c'è, però non dobbiamo fare questi con gli SCP, eh. Aspetta, la guardo, vai, Esci. chiudi. Ok, dammi la roba. Non abbiamo trovato neanche una keycard. Purtroppo no. Cosa possiamo provare di altro in The Sculpture? Bisognerebbe vedere sul catalogo della fondazione cosa può fare questa statua.
Allora, è una statua in pietra con la faccia verniciata. Visto? Cioè, io comunque sta roba. No, no! Ah sì, vabbè. Nei cassetti non avevi visto, c'è qualcosa? No, non si può aprire, cioè. Ah, sono solo per esterno. Io direi di prenderci queste luci. Sì, queste qua sì. Queste qua servirebbero. Solo che penso che debba essere abbastanza illuminata adesso, Sculpture. Allora non ce ne prendiamo più. Prendiamola questa. Ma queste qui sono accese, eh? Se prendo una di queste. Cosa sono? Channeling Lamp, le prendo? Ma i cartelli li prendiamo? Cioè, sì. No, dai, non prenditi. Mi sto prendendo tutti i lampadari, tanto è necessario che venga illuminato dentro. Almeno ci avremo le luci per casa nostra. Però mettici le torce qui, perché ho paura che questa qui ci esca al buio, eh? E non ce l'ho, le torce. Allora, rimarrà qui. Il tasto. Che vuoi fare? Pietro, mi si è bloccato il tasto per... No! Ok, si è ripreso. Pietro, dobbiamo ri riparare tutto. Ok. Veloce, veloce, No, con la cobblestone no, non ci mette nulla a spaccare i suoi blocchi, figuriamoci la cobblestone. Cioè, ma... No. veloce. Esci, esci, Pietro, esci. Sì, ma Vieni. così scapperanno tutti. Apri. Aprimi che sono dentro io. Aspetta, ora ti vengo ad aprire. Che cosa è successo? No, mi era caduta la grave in testa. E io non c'ho blocchi per fare il pin. Aspetta. Poi queste qui ce la verremo a riprendere questa statua, quando facciamo il laboratorio, perché dobbiamo trovare ancora le porta, intanto. Pietro, ora risalgo e ti lancio i blocchi. Ok. Ok. Te mettiti una di quelle lampade che hai rubato. Sì, però tu lanciami i blocchi. Lasciami i blocchi. E ora ti rilancio Ah, un attimo. li stai prendendo. Allora, ti posso dare questo, questi, questo e questo. E anche bello in profondità è andato, stavolta l'SCP. Eh sì, questa volta sì. Ti basta i blocchi? Sì, penso di sì. No, penso di no. Tiè. Non è proprio il metodo. Facciamo così almeno capiamo che si trova di qua. Non penso che sia proprio il metodo più sicuro di fidare gli SCP così, però. Raga, penso che già dal prossimo episodio inizieremo già a costruire il laboratorio perché Non penso è. che usciamo presto. Non penso che resteranno chiusi per molto tempo. Eh sì. No, io. Arriverà il giorno in cui ci troveremo tutti gli SCP sotto casa. Wow, bello, eh? Quanta autostima. E io non ci tengo a trovare degli SCP sotto casa. Preferisco molto di no. Sì. Vieni. Sì, sto arrivando. Intanto abbiamo già delle lampade per illuminare.
futuro al laboratorio barra casa, barra quello che sarà. Purtroppo, ragazzi, non abbiamo altri keycard per adesso. Ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, mettete tanti like e iscrivetevi al canale se volete un altro video come questo e noi ci vediamo al prossimissimo video. Ciao! Ebbene ragazzi, anche per me questo video si conclude qui, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bellissimo like. Ci vediamo prossimamente, da Megan è tutto, ciao!